Sì, sì, signora, c'è uomo per lei. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che dobbiamo andare a Porto Algepoli. E io ho battuto Alice nel frattempo, perché altrimenti sarei rimasto leggermente indietro rispetto alla tabella di marcia. E va bene. Ah, Paco è stupido. Stai zitto. Allora, io direi partiamo con le domande. Allora, Caterina Ciulla ci chiede: che pensate del videogioco della Capcom Ace Attorney? Che è un bel gioco e che dovreste giocare la trilogia, che è disponibile tra l'altro sull'eShop del 3DS, e poi recuperare anche gli altri. Simone Olla chiede: il let's play del canale in cui vi siete divertiti di più? Ma let's play nel senso di... penso serie. Serie? Snakewood? Non lo so. Boh. Un po' tutte, alla fine mi diverto qua. Forse Reliquia Gotica più delle altre. Ah beh sì, effettivamente c'era anche quella. Tra l'altro Mirvo ha risposto, secondo me, Gina e il cristallo fatato degli amici. Allora non, vedi che non intendeva... No, no, la domanda l'ha fatta Simone Olla, ma ha risposto Mirvo. Fuschio chiede: l'insalata è buona o cattiva? Malvagio. Mirvo, quanto fa 5 più 9? 18! Qual è... 18. Aspetta. Qual è il senso della vita? Morire. Dalla domanda, peccato che io non lo sappia. Morire, nel dubbio. Perché bisogna pagare per avere una carta di credito? Solo tu hai pagato per avere una carta di credito. Va bene. Perché non c'è ancora un bundle per lo Switch? In Giappone c'è. Esatto. Ce ne sono due, perché ne hanno annunciato un altro. Cosa ne pensate del campionamento? Di cosa? Il che? Trump o Putin? Perché? Lagging comincerà a postare meme decenti? No, e va bene così. È nato prima l'uovo o la gallina? Io. Riuscirò a non fallire miseramente nella vita? No, perché la vita è una merda, mi spiace. Bene, pago che fai meme motivazionali. Uscirà mai un nuovo episodio di Mirvoman? Ci spero fortemente. Allora, Alex Oliveox chiede: quanto è sommo il sommo 17? 17! È onesto, è sommo... è sommo 2 più 2 è uguale 4. Padum. Tu vuoi morire, vero? Sì. Grazie. Posso darti una mano. Perfetto. Marco Tosoni chiede: a quando un let's play... no, un let's replay di Reliquia Gotica? Mai. Bene, ti ha risposto. Meglio l'aglio o la gibola? No picanto. Picanto. Ok, Christian Corsi chiede: che ne pensate dei fidget spin? Devono sparire. La tua faccia puzza. Perché Frobby è molto gnocco? Cosa? Perché è siciliano. È siciliano. Domanda 3. Presta bene attenzione. Si vola? Non hai capito il joke. No. Cioè sì, però no. Martin Garrix. Lo so. E allora, da Maverick Blast chiede: preferireste un Gardevoir... no, una Gardevoir negra o un Jinx maschio? Nessuno dei due va bene lo stesso. Allora, aspetta. Garson Gijinka chiede: Mart senza pantaloni? Best Mart? E si intende l'artwork del primo Fire Emblem, quello dove era in minigonna. No, perché Mart? No, ascolta, tra il Mart odierno e il Mart con la gonna, si preferisce il Mart con la gonna. Ah, queste gonne. Queste gonne. Tra l'altro mi devo rispondere in Bart da Weeb. Grazie. Complimenti. Minna, mi dite pure. Poti. Manui01 chiede: che unghie delle dita della mano preferite?
Oltre a questa domanda ne ho una intelligente, ma non me la ricordo. Grazie. Va bene così. Ok. Goldfox98 chiede: opening italiana di Yu-Gi-Oh! Preferita? Tutte. Allora, sarebbe Five D's se non fosse per quella strofa che fa il tuo drago di stelle di polvere. Perché non si può sentire. Perché non ha senso, dici? Ma no! Kei Faraday chiede: cosa ne pensate di Fire Emblem Gaiden? Armature con i peni. Allora, era un bel gioco, c'erano i portrait quality e hanno fatto bene a fare un remake, però abbiamo perso la cosa essenziale di Alm, l'armatura del pene. Per questo è più scarso nel remake. Minchia, quante domande. Allora, Freedom33 ci delizia con tante domande. Come al solito. La prima domanda è: perché saltate le mie domande? Non mi sembra di averla saltata. Cioè, no? No, perché noi le leggiamo tutte. Poi, seconda domanda: che ne pensate di Pokémon Clover? Ancora. Che... non ci ho giocato. Devo giocarci anch'io, solo che ci sono dentro troppi meme. Non va bene così. E che cacchio. Allora, poi: cosa ne pensate di Pokémon Vega e Altair? Ancora. Ancora. Io dai, lo fai apposta adesso. Forza. So. Buddy, tell me the world is gonna roll me. No, sono carini. Pokémon preferiti. Sì, ok, sta facendo apposta. Vediamo un po'. Cos'ha Zeffo contro le ex spagnole? Questa è una bella domanda. Sono spagnole. Esatto. E poi sono brutte oggettivamente. 6. Mi volete bene? Tantissimo. Certo. Certo. Vieni qua e ti do un abbraccio. No. Anche se non so nemmeno chi tu sia e non mi, già mi sono dimenticato il nome che ha detto Paco prima, però sì, ti voglio bene. Freedom 33. Ah, ecco sì, lui. Ti voglio ma bene. Ma proprio lui. Sorry, ho la tastiera indemoniata. Ok. Cacca. Steven KM50 chiede: high quality rip preferito? Allora, non so se voi conosciate Silvio Gunner. Ma ha fatto ha fatto allora il Vast Pony Canyon, ma a un certo punto compare una voce molto soave di Gucci Boy che canta No Pago Affitto e comincia No Pago Affitto, No Pago Affitto, No Pago Affitto, No Pago Affitto, yeah. E io e altri siamo morti nel sentirla, quindi quello lì secondo me è il miglior high quality rip. Concordo con l'idiota. Grazie. Prego, prego. Ok, Darky701 chiede: in una sfida tra Sunkern e il Negative Man di Mother 3, chi vincerebbe? Non lo so perché non ho giocato alla Mother. Nel dubbio Avon. Beh, Avon vince sempre. Pietro Tira e Quazza Emperor: l'anime più divertente che abbiate mai visto? Non so se tu lo avrò due come noi. Io punto su due come noi. Adesso, se è su YouTube, quindi riuscite a reperirlo, cercate due come noi, episodio 1, sono 10 UAV. Beh, i primi durano anche un po', però vi giuro fanno crepare. Sì, i personaggi sono magnifici e stupidissimi. E va bene così. Allora, Andrea Anikas chiede: porterete le Acrom di Fire Emblem? E perché no? Si può fare, ci pensiamo, dai. King Machi chiede: che ne pensate di Undertale? Di nuovo. E cosa vuoi che ti dica? Non ci ho giocato, conosco solamente la fanbase e non mi ispira neanche. Dragonic395 chiede: preferite di più allenare un Bidoof oppure fottere un Gardevoir Femme? Preferirei la seconda. Se proprio, proprio, Cioè, entrambe fanno schifo, però andiamo per la meno peggio. Esatto. Noel chiede: che ne pensate dei Fakemon di Pokémon Cyan? L'avevo giocato, se non mi sbaglio. Non ci ho giocato. Se quello che penso che sia, erano carini. FanQG chiede: ascoltate i Gorillaz? No. No, nemmeno io, mi spiace. Someone Me. Ah, è la prima volta che commento su questo canale. Beh,
Evidentemente. Perfetto. Emilio il figo. Mi dico Emilio. Aspetta, chiede. Allora, cosa ne pensate del pane della panetteria di mio zio? Che madonna, mi vicino di casa si è leccato i baffi come Adolf Hitler. Che? E volevo ucciderci come Adolf Hitler. E comunque, DPG, sai che noi siamo i nuovi Backstreet Boys. Cavallini sulla mia maglietta. Ok, grazie. Io non pago affitto. Non pago affitto. Io non pago affitto. Poi Lagin Warros chiede: domanda che può essere interpretata sia seriamente che, che comicamente. Ma se voltate pagina, il libro è finito. Credo di non aver capito. E okay, abbiamo finito le domande per davvero. Yeah. Anche se erano tante. Ne stanno arrivando sempre di più. Va bene così. Quindi noi ci vediamo la prossima settimana con tante nuove domande domandose. Vi ricordiamo di passare dal gruppo Telegram e dal canale Telegram qui sotto in descrizione. Anche sul nostro secondo canale, perché mi sto rompendo le palle di rispondere ogni volta alla stessa cosa. Quindi tra un po' inizierò a rimandarvi al secondo canale ogni volta che ci chiedete la cosa a cui abbiamo già risposto, e anche per altri video stupidi, cioè un po' meno stupidi, però sempre stupidi, perché siamo noi.